Umaiale. State va corto. È proprio lui, è proprio lui, è il nostro Pippo Russo. Pippo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti voi. Buongiorno Pippo. Buongiorno, buongiorno. Pippo, come stai? Ma ci si barcamena sempre e ci si salvaguarda dai magliari. È chiaro, primo imperativo. È claro che sì. Giusto appunto stamattina stavamo chiedendoci chi fosse questa Elvira Erbi e naturalmente sì, prendevamo passo dall'amore senile, articolo da lei firmato sulla pagina di Tutto Sport. Ci incuriosiva questo amore senile. Poi vero, improvvisamente siamo tutto andati vero alle immancabili pallonate ed ecco che tu la riprendi. No, anche perché di questo questi tempi, ma l'ultima pagina di amori senili mi pare che sia molto a rischio. A me sembrava, ha attratto la mia, io non è che ti devo dire, non sono un fanatico della lettura di Tutto Sport, ma quando sbagli, ho visto e sbagli, e sbagli, perché, di, ma sbagli perché di molto, qui non si tratta di informazioni, si tratta di spettacolo, no, quindi tu devi leggere Tutto Sport, hai capito? Ecco, e poi dopo attratto dal titolo L'amore senile, Elvira Erbi, e scopro parlaci di lei, Pippo, sì? No, Elvira è un mito, a parte che secondo me nutre un amore inconfessato per Krasić. Ogni volta che scrive di Krasić, ce l'abbiamo citata più di una volta, si vede che c'ha questo trasporto particolare. Infatti per ora che Krasić non va granché bene, lei è un po' a lutto, però dovete sapere che ha trovato la giustificazione. Dice che per ora Krasić soffre dell'inverno russo. Ora ti spiego che si tratta. Dice, siccome Krasić fino all'anno scorso giocava nel campionato di Russia, sì, e il campionato di Russia in questo periodo era fermo, lui è ancora poveretto, un poco sballottato. Hai capito che si è andato a inventare? Spettacolare Elvi, spettacolare Elvira, Elvi. Elvira è veramente una delle mie preferite, o dei miei preferiti, mettendoci tutti i giornalisti maschi e femmine, perché mi dà sempre delle emozioni. Certo, e oggi certo, con l'amore senile ovviamente è fantastica, è stato a corte, è stato a corte. Ma però tu parli anche d'altro naturalmente su pallonate, è dell'amico Nicola Roggero che ne sì, tanto inventa termini, palla pigra. Il passaggio pigro, il passaggio. Io la domenica seguivo Parma Fiorentina, se stato mi tocca seguire la Fiorentina, e non è una cosa piacevole di questi tempi. E c'erano sti passaggi pigri in continuazione. Fra l'altro già Nicola Roggero c'era accanto Stefano Nava, e io vi lascio immaginare, cioè, quanti di voi avranno seguito una telecronaca con Stefano Nava, commentatore tecnico, che parla più del telecronista. Già che c'era, e veniva fuori che il giocatore X ha fatto un passaggio pigro, questo pallone è un po' pigro, io mi sono chiesto ma che sono questi passaggi pigri, certo. Insegneranno a Coverciano cos'è un passaggio pigro, ma ci sarà anche un passaggio vispo, vedi, un passaggio furbo, un passaggio magliaro. Però ci va, un giorno noi parleremo di un passaggio magliaro, il tiro magliaro, come quello dietro di domenica, perché chi è un magliaro? O magliaro è quel che ambruglia paccata soranale, capito? Allora, bella anche la discussione sulla pagina di Pippo Russo di Facebook, che questa mattina era dedicata a quelli che mentre ti parlano ti danno pacche sulla spalla. O magliare invece ti sfila il portafoglio mentre ti parla. No, però tu che sei anche un attento osservatore, no? degli usi, ecco, per esempio quelli che ti danno quando ti parlano ti toccano, a me mi mandano al manicomio la pacchetta sulla spalla, e la pacca sulla spalla, ci sono quelli che mentre parlate camminate fianco a fianco, loro si arrestano, ti fanno un passo avanti e ti toccano la spalla e ti costringono a fermarti. Bravo. Vuol dire, quello che stanno dicendo merita una speciale attenzione. Sì. Tu si meriterebbero un calcio nei cosiddetti, per riprendere il titolo, uno dei titoli che cito su Pallonate di oggi, titolo del Corriere dello Sport Stadio, che raccontando della sfortunata partita della nazionale
di rugby contro l'Irlanda, risolta da un drop, dunque da un calcio, sì, ha scritto, ha messo come titolo un calcio dove fa più male. Sì, e allora sì, io ovviamente dove può fare un calcio più male in lì, assoluto? Lì, hai capito? Lì, lì. Esatto, non in mezzo ai pali, ma in mezzo. Esatto. C'è un'altra tipologia umana che è quella che ti ferma e ti dice: oh ciao Pippo, oh ciao Marcello, senti, volevo chiederti una cosa, che ne pensi di mentre tu stai per esprimere il tuo pensiero, loro cominciano una torrenziale analisi di quello che ti hanno chiesto, che può durare anche un quarto d'ora, vero? C'è anche questa gente. Io ti dico di più, la gente che mi fa impazzire, quelli che ti telefonano e ti dicono ti disturbo, e tu ovviamente dici no, ma ti viene poi da dire cazzo, non mi disturbi non significa che mi puoi tenere mezz'ora al telefono, o no? Sbaglio? No, per niente. Che non mi disturbi significa ti ascolto, non inchiodami mezz'ora al telefono. Certo. Oh no. Che meraviglia. È vero. Scusa, ti ho disturbato. No, ma figurati. No, e ti sbranano. Ti sbranano. Come no? Cane, ti raccontano la suocera. Io ho una curiosità. Sì. Non so se Pippo abita in condominio, insomma, se gli è capitato di affrontare discussioni da ascensore. Come le gestisci? Come no? Io per fortuna il mio palazzo è solo a 4 piani, quindi arrivo subito e me la scanso, però sì, non è facile da gestire, hai il tempo, sta piovendo e che sa da fare in questo periodo, piove. Sì, ce li si gestisce così. Che spettacolo. Però sai, tutto sommato fanno parte della vita, diciamo. È molto peggio quando uno ti chiama e ti dice ma mica ti disturbo. No, certo. Senti, e tu per esempio, anche a fronte delle nuove normative, come ti regoli con quelli che a me succede nel pomeriggio, no? Ti proprio appesantiscono la vita chiamandoti 4-5 volte, dice scusi al signor Micci, dico sì, chi è? Dice sono Emanuela di... ecco, allora dice le volevo dire, no? Allora io gli comincio tutta una serie di offese, di cose eccetera, ecco, nel tentativo di essere segnalato a tutti coloro i quali hanno un call center come persona irricevibile. Sì. Sgradevole. Irricevibile, sgradevole. Non te la scansi perché sono di gomma. Bravo, sono di gomma. Tu gli puoi dire qualunque cosa. Io ho la massima solidarietà per loro, che fanno veramente un lavoro orribile. Sì, orribile, cioè un lavoro veramente ingrato. Però sono di gomma, sono allenati a essere di gomma. Guarda che è un lavoro veramente brutto. No. Perché ma lo sai la cosa brutta? Allenante. Quando ti arrivano le offerte con la voce preregistrata. Sì, bravissimo. Ma dico, ma c'è il disprezzo più grande di quello? No, fattore, te le mandano a dire con la voce preregistrata. Ma io vorrei telefonare questi, io la faccio io non con, con la voce registrata, la risposta preconfezionata. Una volta avevo messo in atto un sistema di difesa che dire senta, lei chi è? Mi ha detto chi è? Dice sì, sono Emanuela D. Ecco, benissimo. Sì. Sono Rubi. No, io poi gli dico guardi, continui a parlare perché la sto registrando e la denuncerò per violazione della privacy. Non gliene frega assolutamente niente. Sono Rubi, è bellissimo. Sono Rubi, è meraviglioso. E insomma, vabbè, ecco, questi sono piccoli fastidi. Sono le insidie del quotidiano. Ma quando ti arriva la telefonata di chi ti chiede ti disturbo, tu dici sempre sì, stavo facendo qualcosa. Guarda, sì, fantastico. Te chiamo io, per favore. Te chiamo io, è bellissimo. Il secondo momento. Fantastico, assolutamente, caro Pippo. Insomma, vabbè, allora, che ne pensi tu delle ultime vicende del campionato italiano in generale, che pensi? Della pagnolata dei tifosi dell'Inter. Ma la pagnolata dei tifosi dell'Inter è stata ridicola, non capisco proprio, non c'era il clima, non c'era stata una concatenazione di episodi che la giustificasse. Per quanto riguarda il campionato, io dico che se il Milan riesce a buttarlo via dopo che l'Inter è stata ferma a 2 mesi, è una squadra di cialtroni, lo possiamo dire apertamente. Ma ormai l'Inter è lì, è sicuramente la squadra più forte, continuerà a esserlo per anni a mio giudizio. Soprattutto c'è il fatto che forse il Milan avrà azzeccato la campagna trasferimenti estiva, l'Inter invece ha azzeccato quella invernale con il Milan che l'ha sbagliata di brutto. E fra l'altro io vi segnavo, non so se l'avete visto, c'è oggi in prima pagina sul Riformista un mio profilo su Cassano,
dove dico che questa eterna promessa che non mantiene mai, continuiamo a aspettare l'esplosione che non arriva mai, e soprattutto se si continua a pensare che questo qui è il maggiore talento che attualmente il calcio italiano esprime, abbiamo la misura di cosa sia il calcio italiano oggi. Poi 28 anni mi fai venire in mente Giulio compie 29 anni allora. Mi fai venire in mente l'iter di Alberto Arbasino, che tu conoscerai sicuramente, no? Cioè, giovane promessa, il solito stronzo, venerabile maestro. Questo era il passaggio che Alberto Arbasino indicava per tutti coloro i quali hanno poi giusto un iter nella vita. Così. Ecco, mi sembra che qui si stia indugiando forse troppo nel passaggio centrale. Possibile? È probabile, molto probabile. Però, vabbè ci può stare prima tu. O poi. Maturerà. Poi maturerà, è stato a cuore. Allora, senti, da ultimo ti voglio chiedere, ne parlavamo stamattina con il maestro Ringa, no? Di queste usanze di festeggiamento dopo i gol realizzati. Io credo che oramai siamo proprio al non ritorno e siamo ad aver superato il confine della decenza da molto tempo, no? Che ne pensi tu nel merito? Ma io trovo che sia oltretutto una cosa artefatta, perché la gioia del gol dovrebbe essere una cosa orgasmica, una cosa incontrollabile, istintiva, e invece stanno lì a esultare in questi modi che evidentemente sono preparati, provati, è il massimo della freddezza, cioè la negazione della gioia del gol. Io per quello, davanti a quello rimango perplesso, non si può festeggiare a quel modo perché è una cosa falsa dal mio punto di vista. E lo è, infatti, si è forzata. Sembra che questi non aspettino altro di segnare, non per la gioia che danno ai propri tifosi, ma per dare luogo a tutte ste robe qui che vediamo praticamente ogni partita. È una cosa veramente artificiale, anche in molti casi stupida, e soprattutto sperimentata con l'idea di fare l'ennesimo passaggio televisivo, perché se non ci fosse la televisione a riprendere questi momenti di gioia, loro non passerebbe neanche per la testa di dar vita a certe pantomime, e questa è un'altra dimostrazione di come l'invasione, l'invadenza televisiva abbia cambiato il calcio. Assolutamente. Pippo, va bene, allora noi ci sentiremo nelle prossime occasioni e naturalmente è ovvio che noi dobbiamo sempre... La raccomandazione è sempre quella, Pippo Russo. Ciao Pippo.